bene? Queste cose capitano solamente al sottoscritto. Sono allibito, ci siamo uccisi vicendevolmente. Contemporaneamente, capite? Cioè, lui è morto, io sono morto, Vabbè, non importa, ragazzi. Io lo so che ultimamente siete un po' fiacchi e non lo fate. Utilizzate il codice creatore STEP all'interno del negozio di Fortnite. In questo modo mi supportate direttamente. Lo trovate in basso a destra nel negozio. Dovete aprire ogni 14 giorni, reinserirlo. Mi raccomando, taggatemi poi anche su Instagram. Un bel pollicione in su per sostenere questa serie. Commentate, iscrivetevi alla campanellina e io vi auguro una buona visione. Ah, non ve l'ho detto. Oggi facciamo la Delta Plano Challenge! Questo è e bentornati in questo nuovissimo video della serie di Fortnite. Ebbene sì, è tornata a grande richiesta dopo un sacco di tempo, ma con delle regole un po' diverse dal solito. Un tempo avevamo tutti i deltaplani nella stessa quantità, leggendario, epico, raro, non comune, comune. Adesso cambiano un po' le cose perché ovviamente è molto più complicato trovare un'arma leggendaria o epica. Quindi vi faccio vedere. Questo è l'ambaradan di deltaplani che avremo quest'oggi a disposizione. Due leggendari, tre epici, che sono comunque tanti, fidatevi. Quattro rari, quattro non comuni e due comuni. Perché le armi comuni può sembrare assurdo, ma non sono scontate. È più probabile trovarne una non comune, cioè rara. Non so più come si chiamano. Fondamentale, dopo aver scelto quali sono i nostri deltaplani della sfida, devo mettere quello casuale, altrimenti è un gran macello. Giochiamo nelle singolo normali e io devo scendere da questo trespolo qua su in cima e tornare nella mia postazione. Molto bene. Vi ricordo che posso raccogliere le armi, anche se non sono quelle della rarità del deltaplano, ma le posso utilizzare solo se diventano di quella rarità, quindi potenziandole con gli NPC. Probabilmente ci troveremo subito in difficoltà, ma voglio andare a Parco Pacifico, perché a Parco Pacifico c'è il tizio che per l'appunto può potenziare le armi, quindi se siamo fortunati, e lo saremo, posso usare solamente armi blu, quindi basta trovare un'arma verde e potenziarla al volo. È facile! Fidatevi di me, guardate quanta gente c'è qua. Non so chi abbia preso le armi, io piccono tutti. Eccoci. Sto per morirci male già. Prendo io il pompa e sapete perché. Mo' vi faccio vedere. Mo' vi faccio vedere. Monta qua dentro, monta! Ho visto un lama. Giuro che ho visto un lama, non ho le allucinazioni, ve lo garantisco. L'ha preso lui. Devo investirlo, ragazzi. Devo investirlo. No, 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 stavo scherzando. Non ti faccio niente, me ne vado. Io ho un fucile a pompa, ma non ti posso sparare. Ti rendi conto di quanto sei fortunato? Perché devo potenziarlo prima. Sì, dai, spariamo tutti a Stepney. Tutti al povero Stepney. Che cosa vi ha fatto di male? Mi serve un medikit? Buono. Buonissimo. Con molta calma. Non posso usare nessuna di queste armi, ma se riesco ad arrivare al bot, posso farlo. Devo curarmi però a tutti i costi. Adesso facciamo sto magheggio. Boom. Potenziata la macchina, si riparte. Fatemi entrare. Fatemi entrare, permesso. Sì, 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 ci sono, ci sono, ci sono. Ok. Molto bene. Questo lo potenziamo. E questo lo potenziamo. Posso sparare. Possiamo massacrare. No, 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 non bello. Non bello, non bello. Non è bello. Quello che stai facendo è proprio brutto. Mi ha fatto esplodere l'auto. Prende fuoco la casa. Prende fuoco tutto. Ho un pompa. Un pompa blu, che culo. Questo me l'aspettavo mica. Sì, vabbè, sono morto. Tutto ok. Era la prima partita. Cosa pensavamo di fare? Di vincere subito? Sarebbe troppo semplice. L'avevo detto però che il lama c'era, eh. Il tipo se l'è snicciato bene bene. Qui con i materiali, buona, era stravinta. Sappiamo di aver bisogno del bot che ci potenzia le armi, perché se esce il deltaplano leggendario o il deltaplano epico o quello raro, siamo completamente fregati. Che caspita è l'equilibrista. Un deltaplano verde, il che significa che più o meno tutte le armi che raccogliamo le possiamo utilizzare. Non ci serve l'NPC. Vincere con le armi verdi, diciamo che non è semplicissimo, ma si può fare. Io mi faccio i cavoli miei, me ne vado in questa casettina qua, molto semplicemente. Hello? Buono, ci sono solamente materiali da costruzione. Non c'è neanche la cassa sopra. E qua c'è un fucile a pompa bianco. E qui un fucile... va bene, va bene. Giusto, questa è la challenge, no? D'altronde. Non posso sparare ai nemici, è vero. Però posso fare questo. Oh sì, questo lo posso fare. Le regole le faccio io. Bene, posso buttarlo via. Facciamo così. È fatta, raga. Ci abbiamo già il pompa. Adesso pusho tutti. Andiamo, 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 andiamo. Volare. Mitraglietta leggendaria mi ha dato. Ma io
Non ho parole. Più delle volte che ci parlo mi dice: oh, tieni, ho 100 di legno da darti. E cosa ci faccio io? Fuce d'assalto. Molto bene. Godo. Questo posso usarlo, eh. Qualcuno ha un lanciarazzi o sbaglio? Oh, è bellissimo questo fucile che spara storto. Quasi dimenticavo. Quello è il lanciarazzi. Ah, scemo. Scemo. Ti hanno ucciso. Ti hanno ucciso. Oh, hai tutte armi blu? Oh, cavolo. Questo è morto. No, non voglio sparare con questo. Beh, almeno sappiamo che c'è altra. Gente. Ma sono arrabbiatissimi. Tanto sei laseratissimo. Io sto morendo infuocato, vero? Sì. Quanto danno fanno le strutture infuocate? Mi stavo dimenticando che nelle regole della deltaplano challenge, quando esce un deltaplano, lo devi togliere dalla lista dei deltaplani. Quindi via il pollo, via l'altro. E si riparte. Abbiamo ancora 3 tentativi. Ma è da un sacco di tempo che non la faccio, quindi oggi sono illimitati. Meglio delle promozioni, quelle della telefonia, che ti fanno avere minuti e giga illimitati. Io ho game illimitati. Man mano che andiamo avanti, in questo modo però sarà sempre più difficile trovare armi normali. Qualcuno ha detto solo armi leggendarie. Guardate che cosa è uscito. Oh mio Dio. Va bene, se riesco a sopravvivere, ragazzi, prendo, vado all'NPC, è l'unica soluzione che abbiamo. The only one. Posso fare questo, teoricamente, quindi far esplodere tutti, giusto? Teoricamente sì, io vorrei fare tutte queste belle... Ah, scherzavo, scherzavo, non voglio farle kill, me ne vado. Non posso sparare, mica ho fatto male a nessuno, non posso sparare, non ho deciso io, è la sfida. Zumpappa, siamo ancora vivi. Molto bene. Ciao, ciao. No, la gente gioca proprio bene comunque a questo gioco, eh. C'è poco da dire. Adesso vi metto dietro questo muro con la pistoletta. Qualcuno entrerà in questa porta e pum, gli spam. Vaffan. Ragazzi, vi ricordo che potete utilizzare il codice creatore Stepney all'interno del negozio di Fortnite. Può alleviare la frustrazione da delle morti stupide all'interno del gioco. E vi garantisco che in qualche modo ogni tanto vi fa anche trovare un lama. Ecco perché va tutto male. Perché non l'ho lanciato. Sputnik! Ormai non ti voglio più bene, probabilmente. No, scherzo, ti voglio bene anche se sei un pupazzo, non hai vita, io faccio finta che tu ce l'abbia, ma sì, fatti trovare, ti prego. Capitano, vedi anche lei quello che vedo io? Una serie di fallimenti, sì, esatto. Chiedo per un amico, ma anche alle scogliere c'era qualcuno che potenziava le armi, o sbaglio? Dovrebbe essere un deltaplano raro, quindi solamente armi blu. Si può fare, assolutamente, easy. Stavolta siamo più furbi, vado alla casa dove c'è l'omino che potenzia le armi. Non c'è modo di sbagliare, giusto? Comprendete, no? Il piano è perfetto. C'è una cassa, quindi avremo sicuramente un'arma che non sarà un arco. Questo mi piace molto, per esempio. Va benissimo, absolutely. Se ci fosse anche un fucile a pompa. Questo lo facciamo blu pure questo. Ah, non posso potenziarlo l'arco. Va bene, no, non voglio sfidarti, ma sei impazzito. In mezzo al viottolo, non ci interessa. Noi non abbiamo paura di niente e di nessuno. Abbiamo trovato un fucile a pompa comune, che significa che possiamo potenziarlo di nuovo con gli scrap e farlo diventare blu grazie al nostro compagno qua. Spacca un po' lì, ti prego, dammi una... Bravissimo. Questa macchina è la numero uno. Namo. Oh, mi spara. Mi hanno completamente laserato. Va bene, allora faccio il pompa e ti massi. Ho paurissima, raga. Queste persone, vi garantisco che hanno un girone riservato all'inferno. Quasi dimenticavo, è fondamentale dover togliere i deltaplani già utilizzati. Lo capisci, Stefanino? Devi levarlo. Anche questo, giusto, è già uscito. L'equilibrista, anche questo è già uscito. The Skeletron. Bene. Sono praticamente già finiti i deltaplani, la sfida è terminata. Questo potrebbe rispondere alle domande di chi scrive nei commenti: perché non fai più la deltaplano challenge? Perché non è più come una volta. Un tempo aprivi le casse e ti uscivano veramente le armi epiche, così, in un batter 2. Ora escono gli archi verdi. Finalmente una buona notizia. Ci sono solo armi bianche qua. Guardate che roba. Io non ho parole. Entra dentro. Non ci sono armi qui. Un arco blu. Ma perché? Ok, un pompa verde. Solidi. Ok,
sei. Non sono per niente frustrato in questo momento. Andiamo avanti. Non voglio più andare a Parco Pacifico. Questo è un deltaplano, se non sbaglio, raro. Quindi solo armi blu. Fatemi controllare. Abbiamo trovato immediatamente una mitraglietta, che è tanta roba. Oddio, ma cos'è? È un segno, raga. Let's go. Caccia lo scrap, caccia lo scrap. Oh, esplode tutto. Scappa, scappa. Esplode ogni cosa. Uè, Michael Bay. Secondo me qualcuno ci sta dicendo che è la nostra occasione per vincere la partita. Forse è la nostra unica occasione. Non esisti più. Purtroppo non posso prendere lo scar, ragazzi, perché questa sfida può avere solamente armi blu. E rosico un pochino, vero? Dovrebbero inventare il downgrade delle armi. Cioè che tu scegli di recuperare magari degli oggetti metallici scambiandoli con un oggetto raro tipo lo scar. Tutto è bene quel che finisce bene. Non dobbiamo dirlo perché non è detto ancora che vada a fine tutto bene. Pure la pozione a 5. Ma questo è lusso, ragazzi. Che bello, sono emozionato. Potrei vincere dopo non so quanti mesi, forse un anno, la Delta Plano Challenge. Prenderò una macchinina e andrò a cercare qualcuno. Ovviamente ero alla stazione di benzina, potevo mettere la benzina nella macchina dopo aver controllato. E invece no, siamo senza benza. Questo è tipo infuriatissimo. Guarda che roba. Ma guarda, mi sono... Questo qui gasatissimo che pusha la gente full tarpando. C'ha una kill. Sei fortissimo. Andiamo a rimuovere il deltaplano con i serpenti. Via, togli. Io direi ultimo tentativo, ragazzi. Preferisco giocare a modo mio. Questa challenge è obsoleta. Fa parte del vecchio capitolo di Fortnite. Dai, la sfida con il deltaplano comune e trovo un lama. Ma no. Ma questo è proprio una maledizione. C'è una cassa, dai. Che odio. Sarò almeno fortunato con questa cassa? Ovviamente no. Mitraglietta verde, che non posso prendere. Un fucile d'assalto verde, che non posso prendere. Guardate qua, una mitraglietta blu. È fatta apposta, una mitraglietta verde. Ti prego, ti prego. Guardate, guardate. Ma che vuol dire? C'è un tipo, c'è un tipo, no, no. Ma lasciami in pace. Devo andarmene via perché non posso usare le armi. Oh mio Dio. Finalmente, ragazzi, abbiamo il fucile a pompa che ci condurrà alla vittoria della partita, probabilmente. Non so sinceramente quale potrebbe essere la strategia. Nessuno porta con sé delle armi comuni, quindi non sperate di uccidere qualcuno e trovare un'arma comune. Non esiste. È più probabile, eccoci, morire. Pure. Mi ha rubato la kill. Fantastico. Ricky Leroy è arrabbiatissimo e sta arrivando. E mi one pampa! Così! È lo psicopatico di Parco Pacifico. Ma no, dai, non esiste, non esiste. Cari amici, la Delta Plano Challenge termina qua. È più probabile rifare una canna da pesca challenge, ve lo garantisco, perché c'è un approccio diverso. Devi pescare, ti diverte almeno. C'è quel fattore casuale del tirare sulle armi. Ci può stare. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, commentate, schiacciate la campanellina. Se ancora non lo fate, ogni 14 giorni dovete rifarlo. Vi stuferò a dirlo probabilmente. Voi vi stuferete a sentirlo. Però utilizzate il codice cadrista per il corso di Fortnite. Noi ci vediamo nei prossimi giorni, nel prossimo appuntamento. Ma sempre tutto. Bye! Ora capisci perché non la facevo più, Sputnik? Eh? Lo so che mi sei venuto incontro l'ultima partita, ma come faccio a combattere solo con un fucile a pompa? Per giù!